Open Day sabato 14 settembre all'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona, occasione per conoscere le attività, i docenti e le proposte della scuola. Questo è l'Open Day dei corsi liberi, cioè diciamo, il conservatorio per tutti, l'abbiamo chiamato, un contenitore nel quale si alternano corsi dall'infanzia fino agli adulti, le persone che magari vanno in pensione e vogliono riscoprire il gusto di suonare uno strumento. E poi all'interno naturalmente anche una base molto importante che è appunto quella dei corsi liberi per i ragazzi che si avviano allo studio di uno strumento musicale anche in maniera seria, se hanno voglia e se c'è anche un po' di talento, per fare la formazione di base. In ogni caso tutti i nostri corsi sono aperti assolutamente a tutti perché il fine non è quello di creare dei corsi accademici, diciamo, è una via per la conoscenza della musica, per il piacere di fare musica. Lezioni aperte e dimostrazioni del lavoro svolto dalle classi di tutti gli strumenti o del lavoro collettivo portato avanti, per esempio, dall'Orchestra Junior che raccoglie giovani studenti anche alla prima esperienza, coinvolgendoli in progetti di forte stimolo nell'approccio alla musica in giovane età. Una delle poche, se non l'unica, orchestra in Italia con ragazzi così giovani che, accanto ai corsi classici, quest'anno alcune novità. I nostri corsi liberi hanno quasi tutti gli strumenti e le novità di quest'anno sono il corso di musica d'assieme, dove vengono riuniti, diciamo, tutti gli strumentisti delle nostre classi, e il corso di recitazione, che unisce un po' l'aspetto letterario all'aspetto musicale e che ha una sua funzione nell'ambito teatrale. Alla Monteverdi, oltre ai corsi liberi, gli alunni che fossero interessati possono intraprendere un percorso di studi mirato alla formazione accademica superiore, che consente il conseguimento di un titolo parificato alla laurea. Ora l'istituto sta affrontando un momento di passaggio per diventare statale e i lavori fervono. Questo è un percorso molto complesso che sta giungendo a compimento adesso, quindi abbiamo questa piattaforma che ci sta tenendo molto molto occupati con un sacco di dati da inserire, molteplici informazioni, progetti anche di lunga scadenza, addirittura quinquennale, che per noi sono un po' difficili perché finché non sappiamo esattamente di cosa disporremo come risorse e come personale, aspettiamo, aspettiamo. Il deadline è il 30 di settembre e siamo comunque molto molto ben avviati.